Sembrano turisti che fanno foto alla cattedrale di Santo Stefano, il Duomo di Vienna. Ma in realtà sono scienziati informatici, convinti che il patrimonio culturale europeo potrà essere protetto anche grazie agli smartphone. I cellulari, i sensori e le macchine fotografiche sono ovunque. Questi ricercatori sognano di utilizzarli in un modo diverso, in particolare per produrre al computer modelli in tre dimensioni. La realizzazione dei modelli 3D oggi è costosa, e questo perché la tecnologia che bisogna utilizzare costa molto. Inoltre bisogna pianificare con precisione dove posizionare esattamente l'attrezzatura per poter ricreare tutte le parti del modello. In questo progetto stiamo cercando di rendere la ricostruzione molto più facile ed economica utilizzando i normali telefoni cellulari e le macchine fotografiche di cui sono ormai tutti dotati. Dopo complicati calcoli matematici, i fotogrammi compongono i modelli 3D. Ma prima di arrivare a questi risultati, si sono dovute superare sfide tecnologiche. Alcune immagini sono scattate da lontano, altre da vicino, e di conseguenza risulta diversa la superficie degli oggetti. Se una foto è scattata da lontano, la superficie sarà imprecisa, dovrà essere resa precisa sulla base delle immagini prese da vicino, più dettagliate. Altra sfida è quella di affrontare luci differenti. Dietro una stessa immagine possiamo avere il sole che splende oppure il cielo nuvoloso, e il computer deve essere pronto ad associare le immagini correttamente. Gli scienziati informatici hanno dovuto insegnare ai computer a riconoscere la forma degli oggetti, a prescindere dall'ambiente in cui erano inseriti, e dicono non è stato affatto semplice. Il mio lavoro consiste nello sviluppare modelli matematici, algoritmi. Scopo è interpretare dati e fare in modo che un numero molto elevato di punti, un milione, un miliardo, misurati nel mondo reale, costruiscano un oggetto in tre dimensioni. Quando si porta il mondo reale verso una rappresentazione virtuale, bisogna fare tre cose: digitalizzare la forma, il movimento e l'immagine del mondo reale per trasformarli in applicazioni interattive della realtà virtuale. Gli scienziati stanno anche tentando di ricostruire la realtà in 4D, il 3D più la quarta dimensione, l'evoluzione del tempo. Per esempio, hanno sviluppato sistemi per ricreare grafiche 4D di scavi archeologici. Possiamo noi, interattivamente, mentre navighiamo all'interno del nostro dataset tridimensionale, alternare tra i due modelli e vedere effettivamente le parti che gli archeologi hanno scavato, le parti che, anche se nei rilievi sono effettivamente leggermente differenti, sono rimaste non cambiate durante il processo di scavo. I ricercatori stanno considerando eventuali applicazioni pratiche future, come lo studio e la protezione del patrimonio artistico. È possibile usare modelli 3D per mostre e musei. Il vantaggio è che è diventato più facile produrre questi modelli, quindi per esempio anche le persone che lavorano su siti archeologici possono partecipare direttamente e creare essi stessi i loro modelli. La tecnologia oggi in sperimentazione dovrebbe essere alla portata di tutti in meno di 5 anni. We'll be right back.